Ciao a tutti e bentornati qui con Maria Luigi Dream Team Bros. Questa è la nostra quarta parte, quarta e ultima parte che dedicheremo a questo gioco, in quanto, a essere onesti, le visualizzazioni dei video non sono particolarmente alte. Quindi abbiamo pensato che comunque era giusto farvi vedere almeno un'oretta di giocato in modo tale che possiate comprendere le potenzialità di questo ottimo gioco. Continuare oltre sarebbe per noi complesso, in quanto diventerebbe per noi molto lungo fare questi video e se poi in realtà non siete in molti a guardarli diventa anche un po' un peccato per noi, quindi preferiamo dedicarci ad altri video che magari riescono a coinvolgere anche più persone. Questo enigma che abbiamo appena superato è un enigma che ci richiedeva di colpire il blocco che si era evidenziato all'inizio. Ovviamente poi cominciava a muoversi e a mischiarsi e poi si fermava. Colpirlo era l'unico modo per poter procedere nella stanza successiva. Stanza che, come abbiamo visto e sentito, fa correre Mario e Luigi in quanto il grido era di Peach. Anche in questo caso abbiamo dato una piccola accelerata al video, proprio perché è un video di dialoghi, quindi in questo caso mantenere la velocità normale ci sembrava un po' troppo lento, e poi non volevamo annoiarvi ulteriormente, quindi magari può essere più carino, più divertente leggerlo in questo modo. Poi se volete potete sempre muoverlo e fermarlo come volete, visto che è un video su YouTube. Qui abbiamo raccolto intanto anche delle spille. Le spille sono dei particolari strumenti che vengono a legarsi con Mario e Luigi e che hanno un'energia propria. Una volta riempita al massimo questa energia, non dovrete fare altro che toccare la spilla che sarà attiva sul touchscreen per far partire uno dei due degli effetti che queste spille hanno. Queste spille che abbiamo all'inizio ci fanno ottenere il 30% dei ci fanno riguadagnare, ci restituiscono il 30% dei punti vita persi, quindi sono estremamente utili per curarsi. Qui la storia va avanti, questo grosso blocco che abbiamo trovato ci lascia un attimino perplesso, e poi però l'averlo preso sveglia questa sorta di guardiano. Un guardiano che, come alla fine di ogni dungeon che si rispetti, ci manda contro un boss. Intanto qui vengono spiegate le spille. Quindi intanto diamo un'occhiata anche alle spille. Quella è l'energia in cima. Non appena quelle due spille, quella forma di fungo e quella forma di stella, si incontrano, potrete avviare e far partire l'effetto. In questo caso entrambi i fratelli recuperano il 30% dei punti vita. Allora, questi nemici non possono essere attaccati saltando, in quanto hanno questo effetto di fuoco. Quindi Dora Stella ci viene in aiuto, li spegne tramite uno dei suoi poteri e una volta lasciati lì a terra, ciò ci permette di poterli colpire saltandoci sopra. Ora siamo saltati sopra anche con Luigi. Ora qui ci viene detto che la barra è piena. Date un'occhiata al touchscreen, eccoci qua. Vedete? Ci sono due caselle, quindi in pratica la spilla si può riempire due volte per donare due volte questo potere, che quindi potrà essere usato per due volte di fila. Ora abbiamo toccato il pulsante del primo e abbiamo recuperato un po' dei punti vita che avevamo. Tutte le volte che noi saltiamo sui nemici e veniamo premiati con un bene, bravo o ancora meglio fantastico, la barra si riempie un po' di più. Quindi meglio riuscite, se le valutazioni sono più alte la barra si riempirà prima, quindi cercate di saltare sopra i nemici con giusto tempismo, proprio per
garantirvi sia il massimo danno verso i nemici, sia il massimo rendimento della barra delle spille. Vedete quelle stelline che poi, ora le vediamo, che vanno subito lì sotto e che vanno un po' ad arricchire quella barra. Qui, come vedete, partono un po' di attacchi. In questo caso dobbiamo un attimino capire cosa combina il boss. Allora, questo intanto si muove raso terra, quindi teoricamente con il giusto tempismo dovremmo anche riuscire a saltargli sopra. Ora qui la situazione è un pochino più problematica, in quanto sono tutti accesi e teoricamente l'unica cosa che possiamo fare, potevamo o utilizzare uno strumento o passare il turno di Luigi saltando sopra ad uno dei mostri, anche se acceso. Abbiamo perso un punto vita, però quantomeno. Ora, se lo osservate attentamente, vedete che nei suoi occhi, prima di lanciare le sfere, alcune volte diventano rossi, altre volte diventano verdi. Questi due colori tipici di Mario e Luigi indicano dove sta per colpire il nostro rosso, rosso e ora verde. Ok? Quindi ricordatevi che questi attacchi, rosso, rosso e ora verde, questi attacchi vengono effettuati dai mostri, ma in questo caso un contrattacco è andato a buon fine. Quindi abbiamo distrutto uno, abbiamo trovato una tuta comoda. È un equipaggiamento che aiuterà poi Mario e Luigi nei combattimenti. Qui, se avete visto, il primo attacco era in alto, quindi non dovevamo saltare, bastava stare fermi. Il secondo invece era raso terra, in quel caso abbiamo dovuto saltare. Con Mario siamo stati colpiti, ma con Luigi ce l'abbiamo fatta. Ora qua di nuovo gli attacchi, rosso, rosso e verde, quindi si salta. Ora che è spento, riproviamo a saltarli sulla capoccia e vediamo. Intanto abbiamo ottenuto altri punti per le nostre spille. Sono quelle stelline che vedete dirigersi verso il basso. Un contrattacco è andato bene. E ora con Mario abbiamo distrutto l'ultima delle quattro sfere. 20 punti esperienza, che all'inizio dell'avventura non sono pochi. E poi si può continuare. Ok, qui abbiamo ripreso un attimo la velocità normale e ci viene mostrata la strada che dovremo percorrere per continuare la nostra avventura e uscire dal dungeon, salvando quindi poi la nostra principessa e il mastro Todd. Per sicurezza loro preferiscono che si vada avanti solo noi due, quindi andiamo a dare un'occhiata cercando di eliminare eventuali mostriciattoli che si potrebbero opporre e andiamo avanti. Qui abbiamo raccolto questo famoso tesoro che abbiamo trovato in questa stanza segreta poco fa. Abbiamo anche svegliato il guardiano che lo custodiva, ma quelli sono dettagli. E ora appunto ci viene detto di proseguire lungo questa strada per arrivare alla stanza delle collezioni. Anche in questo caso abbiamo dato un'accelerata, in quanto c'erano tre nemici, che non sono questi tre, sono quelli che vedremo. Questo è un combattimento, ora ci saranno altri due combattimenti. E intanto vedete che ci vengono dati anche degli obiettivi bonus. Sembrano un po' gli obiettivi che si sbloccano su PlayStation 3 e Xbox 360. Vedete, sfida esperto. L'unica cosa è che in questo caso le sfide esperto, oltre a essere degli interessanti collezionabili che potrete trovare poi nel menu, offrono anche delle ricompense in fatto di bonus e di esperienza proprio per Mario e Luigi. Quindi non è soltanto un vezzo ottenere questi diciamo bonus, ma sono anche utili ai fini del giocato, proprio per arricchire l'esperienza di gioco. Qui la cosa si va ancora un po' più avanti e ora arriviamo alla sala delle collezioni e diamo un attimo un'occhiata a quello che succede qua intorno. Ci viene descritto che questo posto è quello in cui giace tutto il tesoro perduto,
del regno guanciale, e quindi è una stanza che contiene proprio tutti i reperti che sono stati ritrovati. Tra questi, come si accorgerà presto anche il nostro Luigi, c'è un letto. C'è un letto appartenuto probabilmente al principe del regno guanciale, e indovinate un po' che cosa potrebbe essere quel tesoro che abbiamo trovato. Altri non è che il guanciale stesso. Questo è il letto che addirittura si illumina per farci capire l'importanza di questo oggetto, per niente di scena. Ora, mentre i due dialogano tramite questi strani versi, Luigi piazza lì il guanciale e si mette a fare un riposino. Un riposino proprio su quel cuscino magico, sopra quel letto magico. Eccolo lì. Luigi si è addormentato di colpo, quindi questo ci fa capire quanto è tranquillo e rilassato in questo momento il nostro Verdino, come lo chiamavano tanti personaggi nei vecchi capitoli. E quindi ora diamo un attimo un'occhiata qui in giro con Mario, tanto per capire cosa si potrebbe fare. Qua ci sono un po' di indicazioni da leggere. E alcune utili, altre meno. Vedremo poi nel resto dell'avventura che cosa succederà. La cosa interessante però è quello che succederà tra poco, ossia quello che effettivamente darà il via a questa avventura. Un'avventura che per ora è parsa molto blanda, in quanto abbiamo trovato solo un dungeon, un boss piuttosto semplice e neanche molte caratteristiche in realtà del gioco. La cosa interessante invece è che appunto Luigi si è proprio addormentato su questo letto magico, su questo cuscino magico, e è inutile dirvi che succederà a breve qualche cosa. Qui Dora Stella si incavola con il nostro presentatore iniziale. Ed ecco che sta per arrivare il pasticcio. La proiezione dei sogni di Luigi compare in quella nuvoletta, e la cosa particolare però è quello che succederà a breve, ossia che questo connubio tra il guanciale e Luigi stesso creano una sorta di particolare potere che metterà nei guai tutti i presenti, Mario compreso. Il dottor Abbiocco, che ci ha invitato qui sull'isola, è sparito da un bel po'. Peach nuovamente si avvicina, cosa che non dovrebbe mai fare. E visto che non riesce a muoversi, oppala! Indovinate un po' dove finisce? Esatto. E indovinate un po' cosa bisognerà fare per andarla a recuperare? Esatto, anche quello. Quindi Mario salterà lì dentro, nei sogni di Luigi, e dovrà cominciare la vera avventura. Non ci resta che salutarvi a questo punto. Noi vi diamo appuntamento sulle nostre pagine per proporvi magari una recensione a breve di questo incredibile titolo. Vi ringraziamo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!